Oggi voglio suonarvi ed insegnarvi una canzone che ha fatto più di 70 milioni di visualizzazioni, spopolata, karaoke di Bombadesh Alessandra Amoroso. Questa canzone la suonerò con i miei plettri platinum, quello bianco che uscirà tra pochissimo, come vedete qua tra pochi giorni, a fine mese usciranno su Amazon, link in descrizione, con anche il mio capotasto che uscirà tra pochissimo, black. Voi direte, ma come si suona questa canzone alla chitarra? Ve lo dico io, va? Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate, ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera, voglia di ballare un reggae in spiaggia, voglia di riaverti qui tra le mie braccia, in una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva. Na 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 ah 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 ah. Vabbè, tutto uguale da qua. Prima di spiegarvi come suonare questa canzone alla chitarra, vi ricordo che io ho creato un videocorso che si chiama Chitarra Digitale. Per chiunque voglia imparare a suonare la chitarra in poche settimane, io vi farò da maestro virtuale. Questo corso lo trovate nel link in descrizione, sempre tutto in descrizione, o sul mio sito web dennisbotteromusic.com. Beh, mettiamo il capotasto Dennis Bottero Music sul quarto tasto della nostra chitarra, ok? E da qui ci sono degli accordi base che sono principalmente Re maggiore, Sol, ancora Re maggiore e La maggiore, ok? Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Quindi il giretto è Re, Sol, Re e La maggiore. I tre accordi sono Re maggiore, che lo formiamo col secondo tasto della prima, terzo tasto della seconda e secondo tasto della terza, ok? Sol, terzo tasto della prima, terzo tasto della sesta e secondo della quinta. Ancora Re e poi La maggiore. Quindi secondo tasto della seconda, terza e quarta, ok? Suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Di nuovo, ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera. Ok, vi sto spiegando dal pre-ritornello perché è quello che piace a tutti, quelli che vogliono sapere tutti è questo qui. La strofa, anzi le strofe, è semplicemente un ripetersi di Re maggiore. Tutta la durata delle strofe sono solo Re maggiore. Quindi, Re, Sol, Re e La maggiore. Per poi arrivare al ritornello. Voglia di ballare un reggae in spiaggia. Come vedete, una ripetizione di Re maggiore per due volte, per il ritmo che è, insomma, è quello della canzone. Voglia di ballare un reggae in spiaggia, voglia di riaverti qui tra le mie braccia, in una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva. E io finisco sulla maggiore. Per poi il pezzo in cui non si capisce cosa fa con la melodia fa ah 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 ah, che vabbè, boh, non so come possa essere esistita. Comunque, una ripetizione di Re maggiore anche qua. Quindi questa canzone si suona con il Re maggiore praticamente, a parte il pre-ritornello che si varia dal Re al Sol, di nuovo al Re e sulla maggiore. Il ritmo è sempre questo: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, per tutta la durata della canzone, dipende da che pezzo è pezzo. Voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera. Comunque, scrivetemi nei commenti quali altre canzoni volete. Vorrei fare tutorial di Gerusalemme. Ho visto Andrea Cerrato che ha fatto la sua canzone, è tanta roba. Fatemi sapere nei commenti. Vi ricordo sempre che per chi vuole imparare a suonare questo fantastico strumento c'è Chitarra Digitale, che lo trovate in descrizione, il corso più completo, facile e veloce che ci sia per imparare a suonare da casa. Tra pochissimi giorni esce il mio capotasto black e i miei plettri platinum. Guardate il bianco, è fighissimo. E ho tanti altri prodotti da far uscire perché veramente mi sto divertendo un sacco e sono di qualità, quindi è bello aiutare le persone. Noi ci vediamo al prossimo video.